Allora, Longheri, buonasera, mi vai sulla pagina Twitter di Bargigia, perché questo pomeriggio cosa succede? Bargigia twitta e scrive qualcosa di importante su Mauro Icardi. Poi sono state fatte delle verifiche, anche Alfredo sta lavorando su questi argomenti. Andiamo sulla pagina perché, Longheri, innanzitutto buonasera. Buonasera. Bargigia cosa scrive su Twitter? Incontro ravvicinato ieri ad Ibiza tra Fabio Paratici e Wanda Nara. Adesso sono entrambi a Milano, si riaccende lo scenario del mercato tra Juventus ed Inter. Bargigia, me la spieghi? Sì, te la spiego, l'ho scritto credo intorno alle 16, adesso non vedo in onda 7 ore fa. A che ora? Però ho avuto questa notizia e l'ho verificata, ma di partenza la fonte la considero buona, è una fonte evidentemente dentro ad una delle due società di cui stiamo parlando, quindi ora Juventus o l'Inter, di lì non si scappa, e appunto che ha raccontato di questo blitz ad Ibiza ieri di Fabio Paratici, chiaramente dopo la presentazione di Rabiot, si parla di un volo privato, e no, poi ho visto su Twitter qualcuno cioè mi dava quasi dell'ubriaco perché diceva ma come mai se ieri era la presentazione di Rabiot, cioè non è che a Ibiza vai col cammello, no? ci vai con l'aereo, e da quello che risulta c'è stato un incontro, ma che poi in verità forse non ce n'era neanche bisogno e non è il primo incontro, perché nonostante la posizione statica, resistente in questo momento di Icardi nei confronti dell'Inter, quasi da offeso, è ovvio che sotto traccia lavora per trovare una sistemazione e ad un certo punto andarsene dall'Inter, perché chiaramente non rientra nei programmi di Antonio Conte. E in questo momento la Juventus, poi magari approfondiremo, sì, è l'unica società che gli può dare una via d'uscita, perché altre offerte in questo momento, da quello che so io, non ne ha. Pedulla sull'argomento e poi andiamo sul fatto del giorno, Alfredo. No, io è chiaro, sulla location sono notizie di Paolo e non mi permetto. Sul resto abbiamo dato una tempistica un po' a bagnomaria. Abbiamo raccontato il gradimento totale di Sarri per Icardi, l'abbiamo legato al discorso Higuain che in questi giorni prende tempo con la Roma, e stasera aggiungeremo qualcosa anche parlando di Zaniolo, quindi che Icardi sia lì nel pentolone e che abbia la Juve soltanto in testa ci sta assolutamente. Dobbiamo capire, andando in ritiro, quando entrerà nel vivo, quando deciderà Higuain, quando si scateneranno altre cose. Il fatto del giorno ce ne sarebbero diversi. L'Inter va decisa forte su Lukaku, con un accordo totale sull'ingaggio da almeno 3 settimane, con una manovra di accerchiamento che partirà, se non è già partita, nelle prossime ore, e con la necessità di regalare almeno un attaccante a stretto giro di posta a Conte. Tutto questo perché Dzeko è d'accordo con l'Inter, ma per il momento la trattativa con la Roma è in stand-by, si sbloccherà, e per Lukaku l'Inter ha la fiducia crescente di chi sa di avere il sì del calciatore, indipendentemente dal futuro di Icardi, perché la priorità è di portarlo subito a Milano. Barella non è un giallo, tu giustamente l'hai detto un po' ironicamente, Barella è una certezza che si materializzerà, non ti dico nelle prossime ore, ma sicuramente nei prossimi giorni. Lui è in vacanza tranquillo, l'Inter aspetta di alzare la proposta sui bonus, ha offerto 35-36 più 4, offrirà una base fissa un po' più alta, comunque aumenterà i bonus per arrivare a 43-44 aggiungendo una contropartita tecnica. Avevo solo una chiave di lettura e volevo confrontarmi, se posso, certo, con Alfredo sul tema attaccanti Inter, perché ovviamente stiamo parlando di Icardi fuori dal progetto e quindi di Icardi in uscita, ovviamente sono grosse conferme l'accelerata per Lukaku e l'accordo con Dzeko, però io mi chiedo se Icardi, come vuole Conte, dovrà uscire e uscirà soltanto alla Juventus. Come sarà fatta questa operazione? Perché noi sappiamo da tanto che la Juventus vorrebbe particolarmente mettere Higuain dentro questa operazione, però Conte non ne vuole sapere, come non aveva voluto sapere a proposito di Ken, ma vogliono Dybala. Riusciranno a convincere la Juve, perché anche Alfredo diceva Sarri alla cessione di Dybala ha dato l'ok. Io credo che la Juve invece abbia dei timori. No, io avevo detto, scusami se interrompo, che Sarri aveva valutato Dybala come possibilità 20 giorni fa. Lui è contento della conferma di Dybala, ma lascia la palla alla Juve, che in questo momento non ha programmato una cessione di Dybala. Certo, in questo momento hanno anche il timore, no?
hanno anche il timore che Dybala si consacri all'Inter e quindi di fare un errore strategico in questo senso. Però, se no, come possono prendere Icardi alla Juventus, visto che per contanti non fanno l'operazione mettendo i soldi su De Ligt, per esempio? E quindi io mi chiedo, se davvero riescono a far uscire Icardi e a prendere un attaccante dalla Juve, sarà poi Dybala, prenderanno lo stesso Dzeko secondo te? Lukaku credo intanto devono prendere Lukaku. Sì, intanto proprio per questo motivo, per non andare alle manfrine con la Roma, che in questo momento per la storia Barella magari chiede di perdere tempo, e le conosci molto meglio di me queste trame di mercato, devi fare Lukaku. Dopodiché Dzeko è lì a bagnomaria, che potrai fare in un secondo momento. È normale pensare che lo scambio di Bale e Icardi sarebbe conveniente per tutti, ma intanto vediamo cosa fa Higuain, che per la Juve è un passaggio fondamentale. A, perché scarichi un ingaggio importante all'ordo. B, perché comunque libera un posto da centravanti e Dybala sarà di là a venire. Però l'Inter oggi ha la totale e assoluta necessità, dopo aver incassato 20 giorni fa il sì di Lukaku, di consegnare a Conte quello che per Conte è l'attaccante di riferimento più importante, che da una vita si inseguono, si sfiorano, ma non riescono a lavorare in coppia, al punto che 10 giorni fa Lukaku ha detto: per me Conte è il miglior allenatore al mondo. Fabrizio Ferrari, per Lukaku sì, ci siamo quasi, dai. Sì, no, credo che ormai insomma, gli indizi portino veramente quasi a una prova certa, a parte i rapporti insomma, con il cambiato agente, è andato con un agente italiano, quindi chiaramente è anche più facile questo tipo di trattativa, e ormai mi sembra che se ne parli sin troppo, ecco, quindi credo sia abbastanza semplice dire che l'Inter voglia chiudere Lukaku. Mi è parso strano l'inizio della trattativa che il Manchester faccia partire abbastanza semplicemente questo giocatore. Manchester è sempre stata una bottega piuttosto complicata e complessa con cui trattare, però evidentemente la volontà del giocatore è molto forte. L'agente di cui parlavi tu è stato in sede all'Inter oggi e poi vedevo in giro delle dichiarazioni, non so se le avete o se sono confermate, eccetera, ha detto a proposito di Luca. Pastorello, lo sentiamo. Esatto. Lo vuoi sentire? Vabbè, lo ascoltiamo. Pastorello, abbiamo tutto, altrimenti Cilli, più che altro, più che mandarlo negli alberghi e nei ristoranti, lo potevamo mandare al mare. Invece, Pastorello, è giusto, Luca ha parlato con te, ha rilasciato delle dichiarazioni insieme a dei colleghi. Fammi un riassunto che poi lo ascoltiamo, però anticipami un po' anche l'umore di Pastorello, che sul tema Lukaku oggi ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti. Buonasera Luca, dal Principe di Savoia al centro di Milano. Ciao. Ciao Michele, buonasera, un saluto a te, ai tuoi ospiti e a tutti coloro i quali ci stanno seguendo da casa. Sì, in effetti vi avevamo già raccontato di come Pastorello sia rimasto in città già dall'inizio di questa settimana, ha avuto un mandato dall'Inter molto chiaro, come sottolineava Alfredo, d'accordo Barella-Dzeko, che sono lì, però adesso la priorità è portare a casa Lukaku. E l'Inter sta accelerando, soprattutto sta facendo pressione su quello che è il mediatore all'interno di questa trattativa, perché è lui che sta portando avanti i rapporti anche con lo United, Federico Pastorello. Sensazioni positive, nel senso che l'Inter ha la volontà del giocatore, ha l'accordo col giocatore, e lo United sta iniziando a capire che l'offerta dell'Inter può essere quella giusta, con l'Inter che potrebbe anche alzarla. È partita da 70 milioni, ci siamo quasi, è quella la cifra richiesta dallo United, però se vuoi lo andiamo ad ascoltare. Pastorello non si sbilancia più di tanto, ma ascoltiamo, poi abbiamo beccato le telecamere, la regia di Kitty ha beccato Bargigio che faceva le foto al privé, ragazzi, ti ho beccato. No, allo studio, no, ti hanno beccato. Bargigio, guarda, tra poco pubblico una storia, potete verificare. Posso pubblicare una storia? Ok, no, è colpa della Si può verificare. Si può verificare. No, non sono così un voyeur, dai. Devi ascoltare Cilli, devi ascoltare. È un buon privé, però. Bravo. È un buon privé. Se no te faccio un libro qui, il libro di Bargigio aggiungiamo lo butti via, lo stracci. Un po' di capitoli aggiungiamo. Sentiamolo Pastorello sul tema Lukaku, intervistato da Luca Cilli. Eccolo. Federico, come sta andando per Lukaku? Se ci sono novità? No, non c'è nessuna novità particolare, solo una chiacchierata fatta col direttore per capire un attimo la situazione meglio, e poi vedremo le decisioni che dovranno a questo punto prendere loro. Ma i tempi sono lunghi? I tempi non li decidiamo sicuramente noi, quindi
È chiaro che se il giocatore vuole essere preso bisogna ovviamente anche muoversi. L'Inter però è pronta alla prima offerta, 70 milioni possono bastare questi? Non lo so, no, io questi numeri non li ho mai fatti e non so se sono quelli che hanno in mente, bisognerà chiederlo ai diretti interessati, cioè all'Inter. La tua presenza qui però vuol dire che comunque l'Inter ci sta veramente provando? No, è sicuramente, cioè, credo che sia un obiettivo dichiarato, dopodiché non è che gli obiettivi diventano diventano per forza di cose obiettivi raggiunti, però insomma penso che sia chiaro. L'ultima volta era un sogno difficile, un po' meno difficile possiamo dirlo. Insomma, credo sia sempre molto difficile. Grazie. Allora, queste le parole di Pastorello, inseguito Giada Capuccioneves, Lukaku l'attaccante che voleva Antonio Conte, lo vuole ma non basta perché va via Icardi, è andato via Pinamonti che è andato al Genoa, hai Lautaro Martinez, ne servono forse oltre Lukaku un altro paio per fare almeno 4 attaccanti, no? Ma, guarda Michele, secondo me c'è qui è stato detto tutto assolutamente giusto, perché comunque l'obiettivo primario dell'Inter e soprattutto dell'allenatore è Lukaku. È chiaro che a qualcosa secondo me devi rinunciare per andare a prendere qualcuno come Lukaku, perché è chiaro che la proposta dell'Inter arriverà secondo me a prenderlo dal Manchester, però c'è Dzeko che comunque è in stand-by, c'è Barella che è in una situazione comunque complicata e non è facile comunque dare via Icardi così come se niente fosse. Quindi è probabile che tu prendendo Icardi dopo rimani da prendere un altro attaccante. Poi magari sei anche costretto a tenere comunque Icardi se non riesci a darlo via, perché non credo, io non penso che la Juve ti scambi... faccia lo scambio di balla Icardi, secondo però Alfredo me. Posso fare una domanda, perché Giada Capuccioneves tocca un argomento abbastanza importante, delicato, però Icardi può arrivare soltanto per cash o deve esserci per forza una contropartita? Può arrivare prima della fine di luglio, lo possiamo vedere nell'International Champions Cup già con la maglia eventualmente di un'altra squadra, oppure dobbiamo aspettare, tanto il mercato è lungo e c'è tempo fino al 2 settembre? Mi dai un po' anche le tempistiche? Ma le tempistiche, insomma, se devi prendere Lukaku devi preventivare un'uscita che non hai fatta, che è quella di Icardi, ed è una cosa che sembra in contraddizione, ma poi non puoi correre il rischio di aspettare agosto, fermo restando che hai in pugno Dzeko, perché Dzeko ogni giorno che passa va a favore dell'Inter, non della Roma, perché ricordiamo che Dzeko ha un contratto che scade il 30 giugno prossimo, quindi a meno di un anno dalla scadenza, poi sarà la Roma a dover decidere eventualmente, quindi per me su Dzeko loro hanno fatto tutto quello che dovevano fare ed è un passaggio annunciato. È normale che se devi rischiare sapendo che poi Icardi, la Juve, lo può prendere con o senza contropartita, ma non sarà un discorso di oggi o domani. Devo dire che quando un allenatore come Conte ha in testa il numero uno della lista, non abbiamo detto che è una trattativa chiusa, è una trattativa che l'Inter vuole avviare perché vuole accontentare Conte. Paolo Bargigia vuole accontentare Conte, però Conte forse non si accontenta e non si accontenterà solo anche di Lukaku, vuole la cessione di Icardi, vuole la cessione di Nainggolan, probabilmente bisogna valutare ancora la posizione di Ivan Perisic, cioè l'Inter ha fatto tanto ma deve fare ancora tantissimo. In uscita sicuramente, su Perisic forse l'unico dubbio, anche se credo che l'intenzione di Conte sia di utilizzarlo, è quella di capire se può rientrare ancora una volta, perché già è stato al centro di queste discussioni, in un discorso con lo United proprio per Lukaku. Io non credo, secondo me lo United l'operazione Lukaku la vuole fare a soldi e credo che l'Inter voglia fare un prestito oneroso con un riscatto, un obbligo di riscatto piuttosto alto, perché comunque secondo me meno di 70 milioni come valutazione complessiva non so se si fa, e quindi dobbiamo valutare le cessioni, dobbiamo anche valutare, a mio avviso, che ne sarà di qualche centrocampista, perché comunque Sensi, e diamo per scontato che Barella si chiuda, secondo me c'è qualche eccedenza, non so, almeno a me sembra questo, non so se Alfredo è d'accordo o meno, però poi tutto sommato mi sembra abbastanza completata con i due attaccanti. Se poi i due attaccanti saranno Lukaku e Dzeko o Lukaku e Dybala, questo lo vedremo. Adesso non si può fare una previsione. Tornando a prima, se mi dai un secondo, sì, vai. Io non ti escludo che Icardi possa andare in rotta di collisione con l'Inter e chiedere, e questo potrebbe essere anche il motivo dei contatti recenti, e chiedere di in qualche modo di essere liberato
sostenendo di aver perso la fascia e tutto quello che è successo. Quindi tu mi parli di scambi, qui si può entrare anche in un circuito un po' diverso, considerata la situazione recente, no? Degli ultimi 6-7 mesi che c'è stata tra Icardi e l'Inter. Tra l'altro, insomma, Inter e Juve sono rivali storiche da sempre e possono diventare a maggior ragione rivali in questa trattativa particolare, perché noi non conosciamo quella che sarà la reazione di Icardi a 2 anni dalla scadenza del contratto e come si potrà muovere nel momento in cui gli imporranno di andare in ritiro da separati in casa. Per rispondere a Paolo, che ha detto giustamente qualcuno deve uscire, ma João Mario è un indiziato alle condizioni dell'Inter. Vesino potrebbe anche esserlo, vedremo. Dalbert deve uscire, quindi l'Inter ha fatto un mese di giugno da plusvalenza. Tornando allo United, si tratta di capire la traiettoria sul pagamento dilazionato. Tu hai gente che lì fa trattative anche importanti, come Fabrizio. Il Manchester è un osso duro, se gli garantisci i soldi glieli devi garantire nel più breve tempo possibile, e quindi è una cosa sicuramente da seguire, perché la priorità di Conte deve andare nel dettaglio dell'accordo col Manchester United. Fabrizio Ferrari, poi dobbiamo andare sulla Juventus De Ligt, che bisogna chiudere, poi bisogna fare l'uscita alla Juventus, altrimenti si gioca in 30. Beh, guarda, credo che Alfredo abbia centrato il punto decisamente. Insomma, bisogna poi fare i conti con i bilanci, perché purtroppo, insomma, siamo figli di queste situazioni, e quindi sicuramente sia le uscite che le entrate vanno poi verificate nei sistemi di pagamento. Credo che abbiate parlato infatti del prestito oneroso con un diritto di riscatto obbligatorio, credo che sia la formula più gettonata in questo periodo per quanto riguarda gli acquisti, e come al solito per le cessioni si cerca di prendere tutto subito, prima possibile. Se posso rubarti 30 secondi, da ieri io ho questa informazione, nel senso, a proposito di Icardi, che tra domani e venerdì ci sarà un incontro tra l'Inter, Vanda oppure il giocatore, eccetera, perché comunque vogliono arrivare al ritiro di domenica a Lugano con le idee chiarissime. Chiaramente non possono non convocare il ritiro, perché sennò sarebbero passibili di una denuncia, però parlando anche ieri con l'Inter si è capito che vogliono incontrare prima il giocatore per arrivare serenamente a questo ritiro. Non sarebbe convocato soltanto se il giocatore chiedesse di non essere convocato e firmerebbe, diciamo, una liberatoria, fra virgolette, che scaricherebbe l'Inter dalla responsabilità di non portarli al ritiro. Però, comunque, io, per dire che Alfredo diceva che ci potrebbe essere anche un contenzioso, l'Inter vuole evitare, e proprio per questo, da quello che so da ieri, fra domani e dopo ci dovrebbe essere un incontro preparatorio proprio a questo proposito.